I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. What? Era ci devo mettere il calice, dai. Che succede? Cosa c'entra l'Umbrella? Datemi delle risposte. Il simbolo dell'Umbrella. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Oh Dio santissimo. Guarda, è bella fabbrica. Cioè, il ponte serviva per arrivare alla fabbrica di Heisenberg. Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Donner Moreau, but I suppose you survived worse back in America, hmm? I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. What are you planning? Ma poi carri armati, abbandonati. Ma che posto è questa roba qua? Ah, io non ho... Porco due, che paura. Ha tutto pieno di metallo, perché lui controlla il metallo. Cioè, non capisco perché per arrivare in un luogo del genere debba trovare il calice dei giganti che porta sul ponte per arrivare in un ranch di un barbone sfatto. Però va bene. Cioè, appunto, i levatoi, i pezzi segreti per, appunto... Non è una trappola, mamma mia. Ci si crede tutti, Heisenberg. Che figata però anche questo luogo, super industrial, così mi fanno impazzire sti posti. Oh, interagisce. Vediamo un po'. Eccoci. What the hell? Chris, Mia, tutti. Truth hurts, don't... Let me guess. You're thinking. Take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Demento. Shut your fucking hole! Sorry about that. Boh. Take a seat. Ora ti butta lì sotto. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Lady, supersized bitch! Ugly ass psycho doll! An emeronic freak! Don't you get it? It's a test! To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! Ma chi cazzo è? Quello sotto? Sono un mostro che... You and me, Ethan. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Non l'avrei fatta sta cosa io. Last chance. You don't have to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral.
Ah, la foto che avevo trovato all'inizio. Sei pazzo, eh. Cazzo. Ma questa fa ritirare, questa è una roba alla Tetsuo. Alla Tetsuo. What was that thing? Io avevo trovato una sua foto in giro nel corso dell'avventura. Mi sta cercando. C'è una roba alla Tetsuo, cioè gli ha messo tipo, gli ha impiantato delle eliche, dei pezzi di metallo. Cioè un uomo elica. Madonna santa. Follia totale con questa roba, eh. Non so come potrebbe essere il boss di quest'area. In cui c'è un botto di boss. Chi c'è? Ah, eccoli. Avete rotto il cazzo, eh? Uè. No, è vero, c'è un po' meno horror rispetto al 7, ragazzi, però ci sono dei pezzi abbastanza inquietanti o comunque ansiogeni. Però sì, è meno horror del 7 sicuramente. Però per me è più bello del 7, più completo. Ma poi guardate questa roba qua, ragazzi, ma guardate che ambientazione hanno fatto. Tutte le zone sono incredibili. È enorme anche sta zona. Ma poi tutti gli omini lì. Mamma mia, ragazzi, questa roba sembra l'Half-Life. Il Duca. Anche qui. Ah, yes, yes. Ma yes, yes, una sega. La valigia suprema. Cos'è questa roba qua nuova? Mitra. Luzzi. Ma che cazzo è? Aha. Fammi capire un attimo qua. Se sostituisce la pistola. La vendo intanto la pistola, ragazzi. E poi la ricompro nel caso così. Speriamo di non fare la cazzata. E poi potenzio subito la pistolina. Non puoi utilizzarlo adesso. Che casino mi sa che sarà quest'area. Eccolo il nostro quarto labirinto. Secondo me quest'area è una rottura di coglioni, ragazzi. Comunque la zona industria in Resident Evil c'è. Minchia. Vabbè, c'è sempre, oh. Sempre. Chi è che sbercia? Ah! Che cazzo c'hanno in testa? Sì, visore VR. Comunque è fortissimo questo affare, eh? Cioè mi piace. Sì, è automatica, ragazzi, ma non è che sia proprio il massimo, dico la verità, mandarla in automatica, perché
sprechi colpi sicuro, meglio fare le cose per benino. Preferisco ponderà ogni colpo. Aia. Oi. Non mi è accorto che era sempre vivo. Comunque non è che ti riempio, cioè ti riempono ma fino a un certo punto, ci stai giusto. Ci fai manovra con queste munizioni. La modalità più difficile ci sarà da ridere, ragazzi. Ci sarà veramente da ridere. Interagisci? Cazzo è? Una macchina. Serve uno stampo per usarlo. Ok, ci vogliono fare mostri in my pocket. Ah, questo mi sa che è il tizio che ho incontrato prima. Quello con l'elica. Mi risposta che c'è qualcosa nell'incavo. Borda, si riparte, eh. Cerchiamo cosa si può inserire. Prezioso, eh? Rimaldellino. Ce n'ho due. Oh, yeah, apri, apri. Che cosa c'è? Quarzo giallo. Non c'è corrente. Vabbè, borda. Povero me. È entrato Bioshock all'improvviso, sta a fare. No, vabbè, raga. Che jumpscare, aspetta. Cioè, si attiva per forza quel cretino. Cioè, figurati. Ora di correre. Cos'è il Tyrant? Ma va ucciso o... Yes! Non capì cosa droppava. Cuore meccanico. Volevo scoprire solo questo. Belli anche sti nemici su. Ora quelli che si lamentavano della varietà dei nemici di... del 7 non avranno problemi, guarda. Ganzo, ma un po' con la luce. Seems useful. Con la luce che gli arrivava da, cioè praticamente che parte da dentro il corpo, che gli passa dalla bocca e dagli occhi. Boh, veramente allucinante. Paura. Ah, sono macchinari, minchia. Secondo Grimaldellino. Vai, vai. Apri, apri.
Bella di mamma. Bella di mamma. Stanza di Heisenberg. Oddio, speriamo di scoprire qualcosa. E ci vuole la chiave di Heisenberg. A dopo. Che figata, questa zona. Ah! Ho capito. Porco due, è pieno. Ah, che figata. Vabbè, però era più bellino se non facevano niente, cioè. C'era più spaventoso, no? Cioè, se devi sparare meccanismi, ma di che cazzo sa? Guarda che sprechi colpi. Aia. Oh oh. Questa forse è troppo veloce. No, ci si fa, ci si fa. Figo però. Burda. Poi sto andando avanti con i tempi. Oh oh. Ma c'è un esercito di... Vabbè, la follia. L'ho sbloccata, però. Chissà cosa bisogna fare qui. Che c'è qua? Parte meccanica cilindro. Generatore di riserva. Manca la ruota dentata. Ma è un... Aspetta. La macchina costruisce i zombie, ma... Allora ragazzi, ditemi, vi prego, che posso tornare indietro. No Dario, da qui in avanti non c'è più di ritorno. Vabbè. Soldato meccanico Soldat, cavaliere di uomo adulto, cadavere di uomo adulto, rimozione del cuore affettuata, cadavere impiantato, la stimolazione dei muscoli via scarica elettrica ha funzionato, un Frankenstein praticamente, stato di morte cerebrale, abilità cognitive assenti, si muove solo spinto da un istinto di distruzione e poi si ferma. Il Soldat, vaganza. Oh, l'altro stampo, sbloccabile, ok, perfetto. Ho preso tutto? No, c'è un pezzettino. Non ho preso una cosa. Questo qui. Ah, qua non sono stato, giusto. Ah, la mappa. Aspetta. Ho aggiunto un casco sul cranio. Elettrodi conferma la presenza di impulsi cerebrali stabili. Esperimento 1, rotta con l'inga demolita e mangiata in 3 minuti. Problemi con le sue cose. Piantato nel piatto un reattore di cadu, grosso vento di energia in uscita. Esperimento di lotta con l'ICA, distrutti 3 liga in un minuto, con i risultati mai arrivati problemi con l'esistenza del reattore. Madonna santa. E rieccoci qua. Dai Soldat. Madonna, sono tipo dei Tyrant. Orco Giuda che...
Mi ricordano, ragazzi, parecchio i Regenerator. Non so se vi ricordate. Che camminava e gli dovevi trovare i punti rossi. Mamma mia, trementi. Sì, può servire abbastanza. Sì. Eccoci qua. Ok. Energia. Ma stiamo scherzando, ma quanti sono? Vanno affrontati per forza. Tutti ossessionati, ma con tutti i loro problemi del cazzo inutili. Ethan sempre si trova sempre nel mezzo a questa roba. Madonna, che paura! Che paura, cazzo. Mi sono cagato sotto. Qui? Ci si arriva dopo? Ora arriva un altro stronzo, lo so. Oh! Oh no, no. Ale, è un casino, sì, sta mappa. A voglia se è un casino. Sì, vabbè. Ma, vabbè, era un trappolato, ragazzi, credi. No, che cazzo? Non è andata bene.
Ce l'ha dietro? Se... più niente. O mi danno delle munizioni, sono... vabbè, 5. Ah, guarda dove sono. Guarda dove sono rifinito. All'inizio veramente non capisci più una sega, dico la verità. Secondo me lui si attiva e spacca tutto. Il problema è che non spacca niente. Tento una cosa folle, eh. No, questo non me l'aspettavo. Devo dire la verità, questo non... figo. A posto. Continuiamo. Sta zona mi sembra proprio stretta stretta per uno di quegli stronzi. Per carità. Sto polverizzando sta fabbrica di merda. Apri. No. Ho spostato il duca. Welcome. You're sure to find something new. Ah, yes, yes. Okay. As always, a trustworthy fair exchange. Vorrei fare di più, però per ora. Got a long way to go. Ora mi dà tanta roba di granate. Miranda thinks we're nothing but children. Ok. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I must destroy her. Ossessionato. I don't give a shit about your family drama. Abe. Hey,
tanta robina buona. Quanti ce ne sono di stronzi? Minchia, non l'avevo visto. E Grimaldello mi hanno dato, cioè. Si butta mai via il Grimaldello, però insomma un po' mi sa di inseguimento sta zona. Aspetta, dove cazzo sono? Trituratore, mamma mia, boss sicuro. Ma chi è sta gente, raga? Ma volano poi, ma c'è, ma che cazzo? Certo, questa è una bella cazzata, ci stava però. Ma poi c'è il simbolo dell'ombrella anche qua. Vaffanculo, vai. Ok. Bello sta zona. Bello, oh, poi le ventolone, cioè le ventole, le trivellone che formano la scala. Figo. Vabbè, questa boss fight palese, ci siamo. Bah, dove sono? La mappa. Evoluzione di Soldat. Soldat Jet. Montati su Soldat un jetpack. Stabilizzatore della testa. Grande miglioramento della mobilità. Gli esperimenti mostrano capacità di volo. Ma può muoversi su terreni accidentali. Soldat Panzer. Madonna. Legge il reattore forte esplosivo. Gli esperimenti mostrano la sua invulnerabilità comune almeno. Contro forti esplosioni. Oh, ok. Contro forti esplosioni. Oh, l'ultimo stampo. E dei colpi finalmente. 2 ore fa ho detto, ma questa capanna, vedo un barbone, ma che ci fa, de... la fine, cioè, infinito. Ah, bene. Shit, that was close. È abbastanza, Ethan, sì. Come al solito.
Povero Ethan. Andiamo. Ci siamo. Soon she'll start her ceremony with your rose. If that happens, it's all over. For your kid. And for the whole village. Beh, il villaggio è già finito. But don't worry. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Ma quanti cazzo di stampi ci sono, raga? Ma io non ho capito. Cioè, ma ce ne sono 200.000. Quanto cazzo è lungo questo posto? Cioè, ma stiamo scherzando, ragazzi? There's more? Quanto pare. Thinking of ways to pass the time. Tieni. Pigliati questo, ingozzati, stronzo. This should be enough. Sì. Oh, excellent choice. Sì. Leave this to me. Vai. It's dark. Perché è buio? Tieni. Ok. Chiave di Heisenberg, a posto. Ok, andiamo alla stanza di Heisenberg. Chi è che rompe il cazzo? Oh, merda, che palle. Mamma mia, che bucio di culo. Che bucio di culo. Ah, fai il martello suo. Ho capito. Presumo, Sì. Sì, fai il suo martello. Ganso. Ora posso entrare perché c'è elettricità. Oddio, no. Grimaldello che non fa mai male. Dai, uscita allo scoperto, su. Figurati. Cosa nascondevi? Medical log. Revitalization surgery. This is my 18th attempt. Buono. The subject is Oscar the stable boy, 20 years old. He fell down the well while drunk. Body is in good condition. Chest incision complete. To remove the heart and vital organs and implant the control device. Excellent.
Godot has begun adhering to the nervous system. It's progressing even faster than before. It seems upping the ratio of meta-albumin in the artificial blood was the right choice. Quindi lui è una sorta di chirurgo della morte. Using 6,600 volts. Come on. It has to work this time. Yes. Yes! Ossessionato con quella di Miranda. My creation! At last! I'll get that bitch yet. Ending recording. Adesso devo trovare l'ascensore. Cosa ci fa lui qui? Che cazzo è sto robo? Raga, ma io non ho parole, raga. Non gli hanno fatto niente. Ah, raga. Affanculo, mi ha fatto cagare addosso. Madonna, questo è complicato. Poi ragazzi, queste telecamere, Dio Cristo, non ci si capisce una sega. Ah, ho capito. E si muore. Va, piano. No, vabbè, raga, dai. Ragazzi, ma non si vede un cazzo. Ma come li hanno fatti queste merde? Come le hanno fatte? Dio Cristo. Ma poi guarda la... Che pe... No, vabbè. No. Sei pure. Il tram. Ma vai, te ne affanculo, va. Il tram, to. No. Piano. No, raga, io non ci sto credendo. Piano. Come funziona qua? Dove? Dove? Ah, ho capito. No, ora muoio. Piano, non vedo un cazzo.
E anche qua ho fatto tutto. Questo asino per 30.000 cazzi. Dai, dai. Sì, tesoro. But I'm tired of chit chat. Time to die. Finiamola qui. Can't you? Someone waiting for you. Allora, qui ci sono i documenti. Prototipo Sturm. Utilizza un motore turbo elica riciclato. Eccolo lì, lo Sturm. Utilizzato un motore turbo elica riciclato, ma è impossibile da controllare. Non fa altro che attaccare troppa energia in uscita dal reattore. Parte frontale completamente invulnerabile. Il coglione è stato capace di mozzarsi le braccia con l'elica. Inoltre, se attivo per troppo tempo, va incontro a problemi di surriscaldamento. Conclusione: un fallimento totale. Lo Sturm. Andiamo a affrontarlo. Vai, sto Sturm di merda. Che ci siamo. Mi sa che si affronta questo labirinto qui. Parte frontale invulnerabile, eh. Come fa? Ah, ma così si affronta? Completamente pazza la gente, stento. Ho trovato il punto debole. Fai troppa paura a staffare. Ma quanto cazzo dura? Forse ci siamo. Now stay down. Cuore meccanico complesso. Madonna santa, ragazzi. Che inferno sta fa. Ma poi quanti boss ci sono, eh? Sigaro. Cos'è? Duca, il sigaro del duca. Miranda e Bomeo non fa altro che prenderci in giro. Per lei siamo solo degli esperimenti falliti col cadu. Ho avuto fortuna ad avere maggiore compatibilità con quella roba rispetto al tipo di racci del villaggio. Per questo mi considera suo figlio. Stronzata, no, perdonerò mai per quello che mi ha fatto. Quella maledetta stronza è sempre stata una pazza. Non riesco a capire la differenza tra esperimento e famiglia. Miranda ha cambiato il mio corpo e si è presa la mia dignità. Se non l'ammazzo non potrò mai avere indietro la mia vita. Certo, oltre che pazza è anche molto potente. Può assumere le sembianze di chiunque grazie alla al mega micete. La soluzione è quella della mucciosa di Rose. Se potessi servirmi dei suoi poteri, a proposito anche suo padre Ethan, sempre avere un organismo interessante, forse potrei convincerlo ad aiutarmi. Avere un Ethan ha un organismo interessante. Le sembianze di chiunque. Non è che Mia a cui ha sparato Chris a casa mia era madre Miranda. E questo sigaro. Vediamo un po' che succede, ragazzi. Ok, dai, questa dovrebbe essere proprio l'ultimissima zona. Così, proprio un'allegria. Vabbè.
Madonna santa. Che cosa hai in mente? Dove sono? Sono uscito. Minchia, ho fatto un giro lungo. Giro peschino, dai. Sono tornato a casa. Ci sono documenti, c'è un trattore. Documentino per studiarmi un po' la loca. Niente, eh? Va bene. Un po' troppo, eh? That bastard. Again? No, raga, dai, ma questi sono pazzi completamente. Da quanto l'hanno fatta lunga sta fabbrica? Discarica. Non fatemi affrontare il boss e basta. Chris. I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch. You think I killed Mia? That wasn't her. Eccoci. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. E sarà il caso, Chris, ti prego. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose, holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. Sì, queste cose però le sapevo già anch'io. Cioè, dimmi di più. Stay down here and finish planting explosives. You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this,
And do me a favor. Try to stay under the radar. You can't turn back now. Io non ho capito. Spiegazioni non mi ha dato niente. Ha detto Miranda usa il villaggio per gli esperimenti con la muffa. Basta, punto. Vabbè, capito. Questo ho notato anch'io. Ho finito per usare la fabbrica. Non c'è nessuna prova di legami con l'organizzazione. Stavolta non abbiamo avuto fortuna. Hound Wolf. Sono riuscito a mettere mani su alcuni documenti che spiegano gli esperimenti di Miranda e che confermano le nostre teorie. Si è volutamente infettata col mutamicete, grazie al quale ha sviluppato una serie di abilità, tra queste il mimetismo. Può controllare le sue cellule e cambiare il suo aspetto in quello di chiunque altro o qualsiasi cosa. Ha finto di essere mia ed è infettata a casa di Winter, solo di poter rapire Rose. Forse pensava che avendo le sembianze di sua madre sarebbe stato più facile controllare la bambina. Attaccandola abbiamo rovinato i suoi piani e così ha finito di essere morta grazie alla sua capacità di mimetismo. Mentre la portavamo via ha ucciso tutti i presenti sul veicolo e ha rapito Rose. Le cose non sono andate come aveva previsto, però alla fine ha comunque raggiunto il suo scopo. Ma ora basta, è ora di affrontarla e far saltare in aria questo posto. Probabilmente prima bisognerà abbattere Heisenberg, ma ho trovato qualcosa di utile. Si tratta di un pezzo della sua artiglieria, una lega di metallo e polimeri che lui non è in grado di controllare. È arrivato il momento di cambiare le carte in tavola. Alfa bellissima, la squadra Alfa. Bella citazione. Metal polymer composite, huh? Time to fight fire with fire. Ma che è? Coming, Rose. Vabbè. Che cazzo è? Si è diventata una guerra tra mecha. Ma poi proiettili infiniti. Non ho capito nemmeno come sono morto, cioè. Capisco un cazzo. The clock is ticking, Ethan. Don't let that go. Ah!
Cazzo, ma si sono autopresi per il culo, ragazzi, cioè. Having fun? Oop. Too bad I'm your only fan. Well, die like the world's watching. Come on! Ma che cazzo è? You really should have taken my deal. You'll be frozen in the afterlife. Rose's power is won. Right after I murder the Ram. Va bene. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Aia. Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. Ecco il fungo dietro. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Miranda. Eccola. Enough. Remember Evelyn and her power over the mall? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours! Ecco perché era così ossessionata dalla famiglia, Evelyn. Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. Ma era lei. But I've learned all I can. Era lei. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me!
Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycetes records. Oh, Dio. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. I've waited so long, but dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Allora, innanzitutto, la boss fight è una merda, nel senso che è una cosa veramente troppo tamarra anche per il brand di Resident Evil. C'è lo scontro tra robot, è completamente pazzo. La Share your screen and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda, but we didn't kill her. Who knew she could fake me in a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. Ah, impersoniamo Chris. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. Ma quanto cazzo è grosso, Chris, in questo... So, BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No, doesn't change anything. Terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9. I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that, I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. Couldn't quite believe it when I heard you turn yourself into Mia, though. Taking 5 shots to the head's nothing to sneeze at either. Spooky. Sì, ma ora ragazzi non si può fare. Vabbè raga, dai. Hey Alpha, look at this. Alpha si fa chiamare. First, we're gonna have to take that thing out. Got your back, boss. Let's get to work. Everyone watch for hostile bio. Non mi dispiace usare Chris, ragazzi. Make contact with a group of Ho vinto cartografo. Ragazzi, ho completato la mappa al 100%. Mi ha dato il trofeo. Che bello. Vabbè, ora ragazzi, parte il momento Rambo. Sappiatelo. Western route is clear, moving out. Roger that.
Quando c'è Cristo in mezzo, momento Rambo assicurato. BSAA craft spotted. Two guards. I can take them. Vabbè. Ma scusa, ma allora la Magnum, le armi e le altre armi che cazzo mi servivano? Le metto nel culo con Ethan. Boh. Non mi torna. That's probably where Miranda is. Let's go. Sì, vabbè, raga. Quindi Eve, eccoci. Però mi piace il punto di vista di Chris. Perché a differenza di Ethan, che se ne sbatte il cazzo di tutto. Chiama le cose col suo nome. C'è il fungo, le armi biologiche. C'è veramente un soldato addestratissimo che ha visto di tutto, che sa di che cosa si tratta questa roba. Cioè sa tutto praticamente. Vabbè, ma che cazzo. Cioè, boh. Poi non posso nemmeno aprire la mappa, l'inventario. All'inventario sì, ma vabbè, che cazzo è, ragazzi. Ma poi c'hai le cose, le cure mediche serissime, tipo. Non c'ha le boccette. Va bene. Qui ho già ripulito tutto Ethan e Chris, è arrivato un po' tardi. Porco due. Senti. Visore termico, visore notturno, tutto. Non gliene frega nulla a Chris. Madonna, ma è strafofa, è fortissimo sto fucile. Eccoci. Ok. Ma quanti cazzo sono? Basta! Ai! Uno ancora vivo. Madonna, che americanato, ragazzi. Figurati. Ecco, questa è la zona che avevo scoperto con Ethan prima. Captain, I compared the mold at the village with a sample from the bakers and there's no sign of the genome editing we saw in the E-series. The stuff originated here. Mm.
Questa roba è nata qua. Cos'è? Guarding the Megamycete, huh? Just a minute. Che cazzo si è successo? È morto. Keep going. The rest of you, stay above ground. Comunque mi ha gabbato un sacco la presa per il culo durante la boss fight a Resident Evil 5 di Chris che prende a cazzo. Già, infatti. How did Miranda even know Rose exists? A moldy little burn told her, maybe? We can figure that out later. Focus on the plan. Eccoci. It's the Megamycete. Eccolo lì. Ecco, per, ecco il simbolo del feto da dove arriva. Vabbè. Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. And two explosives armed. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Keep your distance. Do not move until I give the order. I know it's too late now, but we really should have told Ethan the plan. There wasn't time. We didn't expect Miranda to act so soon. Even so, you should have told him. Yeah. Esatto, come nel set. Già Chris nel set sapeva che era Ethan, o comunque sapeva che era speciale, ma non si sa ancora perché. Comunque la cosa è il feto incredibile. Bellissimo. Stanza spiegone? Sì. Ci siamo, ragazzi, la verità. Nome del soggetto, Salvatore Morreau. Compatibilità col Cadu bassa. Abilità cognitive incredibilmente basse. Il Cadu ha causato drastici cambiamenti ai suoi organi interni, trasformando in organi che somigliano alle branchie dei pesci nella vescica natatoria. La sua divisione cellulare irregolare lo fa tramutare in un pesce gigante. Il soggetto non è in grado di controllare questa trasformazione. Troppi difetti, non è idoneo a fare da involucro per Eva. Nome del soggetto al cinema Dimitrescu, compatibilità col Cadu molto alta, abilità cognitive normali, il tasso di rigenerazione incredibilmente alto, le ferite superficiali del soggetto guariscono in pochi secondi, le sue unghie possono trasformarsi in unghie artigli in pochi istanti. Una rapida rigenerazione comporta anche una crescita fuori misura del suo corpo. Nota, a causa di una malattia ereditaria del sangue, il soggetto deve nutrirsi regolarmente di carne umana e sangue per mantenere le sue proprietà di rigenerazione. Ok, quindi non è che è una vampira, è tutto muffa, tutto virus, come al solito con Resident Evil. Non c'è il fantasy. Sospetto che in caso di mancato bilanciamento della rigenerazione del soggetto, la sua mutazione diventerebbe incontrollabile. Non idonea a far da involucro per Eva. Ecco perché dice ho sete e poi si trasforma. Perfetto. Carla Heisenberg. Incredibilmente alta, normali, presenta organi
elettrogeni simili a quelli della torpedine Narca Japonica. Questi organi sono connessi al sistema nervoso del soggetto, può trasferire e controllare l'energia elettrica attraverso il suo corpo, il che gli permette di manipolare i campi magnetici. Ah, vedi, non è la levitazione. Sono campi magnetici che sfrutta per muovere metalli. Uno splendido esemplare, ma non idoneo a fare l'involucro per Eva. Donna Benevento, alta, normale, nonostante si affetta una grave malattia mentale. Il suo aspetto è quello di un normale essere umano, ma è in grado di secernere una sostanza che produce un segnale con cui riesce a controllare le piante infette dal mutamicete. Quando gli esseri umani assorbono il pollen di uno specifico fiore, lei può farsi che abbia delle allucinazioni. Tuttavia, mentalmente sottosviluppata, ha diviso il cadeau con tutte le sue bambole per poter controllarle da lontano. Non idonee da... Ok, madonna. Quindi è tutto spiegato con la muffa, via. Niente dark fantasy. È apparentemente dark fantasy, ma in realtà... Ecco il cadeau. È tutto il virus. Sì. Chi è questa? È lei? Madre Miranda. Ma cos'è questo bombardone qui? Madonna santa. Cara Miranda, ti prego le mie presentate scusi per non averti incontrato di persona. Avrei grande piacere a visitare di nuovo il tuo affascinante villaggio, ma sono tremendamente occupato. Ad ogni modo, immagino che una donna immortale come te abbia ormai dimenticato il povero studente di medicina quasi morto in una strada innevata. Non dimenticherò mai tutto ciò che ho imparato 15 anni fa durante la mia permanenza nel villaggio. La tua ricerca mi ha ispirato. Poter trasformare un essere umano infettandolo con un organismo, un'idea futuristica. Questo è il fondatore dell'Umbrella. Sapevo che queste conoscenze mi avrebbero permesso di realizzare la mia personale visione del futuro dell'evoluzione umana. Perfino dopo due guerre mondiali sull'orlo di una terza, le mie convinzioni non hanno mai vacillato. Tuttavia, dopo lunghe notti trascorse a parlare con te, ho compreso che cercavamo due cose diverse. Tu volevi riportare in vita una persona morta, io volevo cambiare il mondo. I tuoi esperimenti sulla muffa non mi avrebbero aiutato nell'impresa di ottenere un'infezione esponenziale. Un virus sarebbe stato più efficace. Quindi è una muffa, no? Ok, quindi differenze tra virus e muffa lo dicono anche qui. Ecco perché, mia cara, ho dovuto lasciarti. Anche ancora mi pento di averti detto addio. Eccolo lì. Perdonami se mi lascio andare i ricordi. In realtà ho delle novità di cui parlarti. Ho trovato la chiave dell'evoluzione. Il progenitore. Il virus progenitor, quello dell'Africa. Un virus creato in Africa, quello che poi darà il via al T-Virus. Intendo fondere un'azienda con colleghi e amici dedicata alla ricerca sul virus. Il virus la chiamerò Umbrella, proprio come il simbolo delle caverne di cui abbiamo parlato. Sono un po' più vicino a realizzare la mia visione. Spero che anche tu un giorno possa raggiungere il tuo scopo. Mi hai insegnato così tanto e per questo sarò sempre in debito con te. Con affetto, il tuo eterno studente, Oswell A. Spencer. E eccoci qua, ragazzi. Spencer, here. No way. Eh sì. Esatto, Chris. È tutta colpa di Miranda, di madre Miranda. Ci posso credere. Gli ha dato l'idea. Beh, questo, ragazzi, il colpo di scena notevole. Evelyn. Mia cara Eva, sono passati 100 anni da quando l'influenza spagnola ti ha portato via da me. Mi sono sentita così impotente. No, non ci posso credere. Mi sono sentita così impotente. Ma ora, grazie al potere del Mega Micete, posso riportarti in vita. Quindi Evelyn è la figlia di madre Miranda. Ho dovuto testare le abilità rigenerative del nuovo involucro. L'ho fatta a pezzi e poi riportata in vita grazie al calice dei giganti, tramite il quale è possibile regolare i poteri del Mega Micete. Ora devo solo fonderla col Mega Micete e la cerimonia sta per iniziare. Dopo averti perso, ero così afflitto dal dolore che ho vagato all'interno di una caverna in cui volevo lasciarmi morire, così da incontrarti nuovamente. È stato lì che per caso ho trovato il Mega Micete. Quando ho toccato quella sostanza scura, un'immensa conoscenza ha illuminato la mia mente. Il Mega Micete scompone e assorbe le coscienze di coloro che hanno perso la vita. Sapevo che la coscienza era lì e che avrei potuto usarla per averti con me. Avevo solo bisogno del giusto involucro. Ecco perché Evelyn era ossessionata dall'idea di famiglia. Cercava sua madre, madre Miranda. Una volta tornata al villaggio, ho impiantato la muffa nel Mega Micete degli abitanti. In questo modo potevo controllarli a fare degli esperimenti. Ho studiato centinaia di soggetti prima di trovare l'involucro perfetto. Ho perfino creato un parassita chiamato Cavo. Ecco il parassita. Sperando che rendesse più facile trovare il giusto involucro, ma i miei esperimenti non hanno dato i frutti sperati. Alcuni, come Alcina, erano quasi perfetti, ma molti di loro si sono trasformati in Lican. A un certo punto sono stata contattata da un'organizzazione che si è offerta di aiutarmi. Ho dato loro un campione della muffa del tuo DNA. Il tuo DNA. Così hanno creato Evelyn, un altro fallimento.
Tuttavia mi sono stati utili in qualche modo, grazie a loro che ho saputo di Rose e di come lei fosse l'involucro perfetto. Lei non è proprio la sua figliola. Ci sono stati degli intoppi, ma sono riuscito a verificare la sua idoneità. La mia ricerca adesso è completa. Eva, ho atteso così a lungo di averti con me. Non ci posso credere comunque, madonna. No, Mia. Show me your hands. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Still at the ceremony site. Whatever she's doing, she's staying put. God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Non distratti te. Mission, I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. Come on, gone, scusa, non vedi nulla. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret. Eccoci. You don't understand how special he is. Eccoci. Le dita. What's going on? Someone there? Ciao, Ethan. Faticante. Non si sa perché vivono. It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still. See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt. Esatto. Remember. Three years ago, the Baker House. You were murdered by Jack. You died there.
years ago. That's impossible. No way. He shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! What am I? I did all that. Rose, Mia, Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family? No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead! I will save Rose. Fatto in muffa. Anche i vestiti, quindi ecco perché erano ricuciti. Fatto di muffa Ethan perché... Ok, ma ti ha dato Eve il corpo di muffa. Guarda il duca, il negozio del duca. At last he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well... falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. E non risponde. We're here. Vabbè. I owe you one. Mr. Winter. I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. So siamo tornati. I gotta go. Ah, ti fa da... This is your last chance. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. These hands are more dexterous than one might think. Because of all this, please, be well. Thanks. I hope we meet again someday. Lo spero anch'io, Duca. Sì, vabbè, dai. Il
fino all'ultimo a rompermi i coglioni. Interesting. Your body certainly is normal. Abbastanza, sì. Give Rose to me. No! You will see. Once I kill you properly, get her now! Chris. Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. Bello però sto boss. Tocca prendere Magnumino, ragazzi. Minchia. È fortissima. You disposed of my false children and awakened the glorious megamice. Poi sembra che non gli fa niente. Now please do not worry for little Rose. I assure you I'll provide her with truth. So now you can die peacefully. You understand the love of a parent. How can you deny me? Why the heck can't you realize? Rose is my goddamn kid, not yours. You won't eat me. Troppo forte la Magnum. Siamo già andati in seconda fase. Boh, è troppo forte la Magnum, ragazzi. Terza fase. Bellissimo il boss comunque, veramente bello. Cazzo. Oi. Centro. Quante fasi ha? La madonna. Cavola, c'è anche dama. Stunnata. Aia. È un casino prenderla nel buio così, raga. I won't take back my daughter. Magnum mandata. I understand your feelings. True. But this is... If I combine Rose with a megamice, my daughter will be made manifest at last. Sì, vabbè. Va bene. Those four could do nothing to assuage my years of loneliness. Ever think the problem might be you, Miranda?
You're not capable of real love. I shall finish this. Madonna. I will see my hopes fulfilled. I must. You still stand. None shall interfere in my grand designs. Ci siamo, ragazzi. Il mitra era di Fist, non mio. Madonna. Rose. It's all right, Rose. It's all right. No, Aja, è vero che se muore lei muore anche Ethan. Perché è fatto di fungo. Cioè fatto con la muffa. Ethan! Questo si vede in viso anche. Ethan. Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan, we gotta move. Ma perché non lo devono far vedere? Cioè, sì, vabbè, quell'altro Sin è arrivato Sin. Ah, già che devono far esplodere il fetone. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. Yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. Ma dai, ma Ethan come personaggio funzionava tantissimo. Cioè funzionava tantissimo, era un nuovo eroe del mondo di Resident Evil, era figo. Goodbye, Rosemary. Il classico aereo. Rose?
take us up now! Wait! Where's Ethan? Ne frega niente a lei. Get moving. We have to get clear. No! We can't go, not without my husband! Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris? What have you done? He's gone! I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. The hell were they thinking? Action. Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Boh. No, a me Resident Evil 9 con Chris non è che mi stuzzichi tantissimo, ragazzi. Perché, cioè, vedere Chris che spezza culi con fucili nel viso. Sentiamo un attimo, vediamo se c'è una scena extra qualcosa. Ecco. È cresciuta. Do you think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon. Vabbè Simone, devo andare anche a letto. Simone Nick, va bene, i titoli di coda ma si inculino. Hey dad, happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up, you know how it is. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. E c'è ancora Chris. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know. I know.
Spiace un botto per Ethan. Che palle. Chi è che gli viene incontro? Chi è quell'omino che viene incontro alla Jeep? La storia del padre è giunta al termine. La storia del padre è giunta al termine. 10 ore e 19 ci ho messo. Va bene ragazzi, fate a modino. Ciao ragazzi, buonanotte, grazie.